un risotto gamberi e limone. Semplicissimo. Io metto su il riso, porto la pentola a una bella temperatura e faccio tostare il riso a secco. Quando ho visto lo chef Cannavacciuolo proporre un risotto mi sono emozionato perché comunque non l'avevo mai visto fare da lui. Lavoro con due brodi, un fumetto di pesce fatto di lische bianche, verdure bianche e poi una classica bisque. Allora ragazzi, spremiamo il limone, lasciamo tutto all'interno, facciamo ridurre più o meno su 500 grammi di limone, un 150 grammi di limone ridotto e poi lo montiamo con l'olio. E adesso andrà fuori il carpaccio, ho tirato via la parte del carapace del gambero e vado a togliere il budello. Partiamo dall'ultimo anello, lo peschiamo qua praticamente, così almeno rimane compatto senza doverlo rovinare. Ok? Sì, sì, chef. Io sono partito prima con il fumetto, adesso vado con la bisque perché voglio un risotto forte. Togliamo via la parte esterna del carapace, guardate, vedete? Lo grattiamo così tiriamo via tutta la polpa. Tirata via tutta la polpa, le prendiamo, le apriamo, le mettiamo su una placca, le cuociamo in forno a vapore a 90 gradi per 15 minuti. Una volta che sono cotte, le tiriamo fuori, cambiamo la carta, le passiamo in forno a 110 gradi per 15 minuti. Una volta che sono secche, le friggiamo. L'hai fatto il carpaccio? Chef, sto facendo adesso, chef. Faccio il carpaccio di gamberi. Abbiamo messo un gambero, abbiamo fatto un cerchio, andiamo a batterlo. Il riso ci sono, mettiamo un cubetto di burro e cominciamo a farlo prendere. Prezzemolo, poi mettiamo il sale. Ha proprio una manualità quasi leggiadra, questo poco ma sicuro. Ecco qua, mettiamo un po' di olio e l'aglio. Vedete che consistenza c'ha? Questa va bene, guarda. Il gambero, se si formano delle pieghe, è difficile togliere la pellicola dopo. Ecco qua, raga. Guardate, questo è un altro procedimento. Tiro e vado a fare questo lavoro qua. Vedete? I gamberi ce li hai fritti? Sì, chef. Metti la sauce? Sì, chef. Vedete che sto facendo? Un po' lo sto staccando già. Mi è piaciuta questa cosa di mettere il risotto nascosto dal carpaccio di gamberi a mo' di, diciamo, caponette. Ho proprio detto wow. Del foglio e dei fiori eduli che ci abbiamo in giardino. Questa qua è una polvere base grissini con nero di seppia. Invece questa è una farina di testa di gambero e riso per far sentire un po' la sabbia marina.